chiaramente la marcatura doveva Cambiata. essere più stretta, però probabilmente, anzi sicuramente, si poteva fare meglio anche sul cross di Barrow, perché Barrow ha impiegato più di 10 secondi a fare il cross. Sicuramente avremmo potuto reagire meglio anche in quell'occasione a non far mettere una palla così libera a Barrow. Poi chiaramente la marcatura è scivolata, è finito Arnautovic tra terzo e quinto e ci ha fatto un gol in quel momento in una partita in pieno controllo. Paolo, andò. Simone, premesso che noi parliamo col senno di poi, Ciao, Paolo. parliamo col senno di poi, ovviamente, ma se tu potessi rifarlo, faresti fare qualche partita a Radu, per esempio in Coppa Italia, per non farlo arrivare nel momento del bisogno senza esperienza in questa stagione? Ma Radu ha fatto la partita con l'Empoli L'Empoli, sì. molto bene, si allena sempre nel migliore dei modi, ha grandissima fiducia da me, dallo staff tecnico, dalla società, dei suoi compagni. È normale che sbaglia un gol un attaccante o perde la marcatura un difensore, se ne parla meno, perché purtroppo è stato un infortunio che ci ha penalizzato sull'1-1, ma noi gli infortuni vanno sempre messi in preventivo, e sul 2-3-0 non sarebbe pesato come è pesato sull'1-1, quindi dovevamo essere più bravi tutti. Radu deve stare tranquillo perché è un ottimo portiere, è una carriera, è giovane, davanti a sé molto molto rosea. Immagino che questo gli abbia detto Inzaghi, perché mi ha No, anticipato beh, nella domanda. ovviamente. E E... ripeto, ah beh, scusa. No, no, vai, vai Paolo, concludi tu. No, l'altra cosa che volevo chiederti è la quantità di gol che hanno nei piedi Correa, Dzeko, piedi e testa ovviamente, e Sanchez, che secondo me, soprattutto in questa seconda fase del campionato, è stato un po' il vostro problema, che Lautaro si è risvegliato e alla grande, però per il resto sottoporta i vostri attaccanti non sempre sono stati all'altezza. Ma sai Paolo, siamo il miglior attacco, la miglior difesa del campionato, quindi io penso che abbiamo sempre creato, abbiamo sempre fatto gol. Insomma, stasera, dopo il gol iniziale di Perisic, abbiamo avuto occasioni buone. Poi a volte capita anche l'episodio, il momento, perché insomma il colpo di testa di Correa dentro l'area, da Del attaccante miracoloso. ti dico che non puoi indirizzarla in quel momento, devi sperare proprio che non c'entri il portiere. Lì Correa era stato bravissimo, quindi agli attaccanti posso dire poco, a tutta la squadra è normale che eravamo padroni del nostro destino con questo recupero. Tanto se ne è parlato, tanto è venuto, abbiamo perso, adesso siamo dietro, dobbiamo inseguire, non si deve mollare, abbiamo 4 partite di campionato, una finale che ci aspetta, dobbiamo andare avanti a testa alta sapendo che adesso non dipende più da noi. Tutto Dobbiamo chiarito con... liberarlo. Sì, no, no, nel salutarlo con Barella, perché era uscito un pochettino nervoso, Inzaghi, mi sembra che poi sia tutto rientrato, Ma no? io Ecco, penso sono quelle che due... tutti quelli che escono dal campo vorrebbero stare in campo di più, e in quel momento ho scelto così, non c'è nessun problema. Va bene, va bene. No, no, guarda, no, devono rispettare quelli che li sostituiscono. Io non sono d'accordo. Sono nervosi, però chi viene sostituito deve accettare che un compagno possa dare il proprio apporto. E quindi in rosa ci sono 22-23 giocatori, ci deve essere rispetto, e quando si viene sostituito, perché l'allenatore decide questa cosa, chi esce deve dare la mano e accettare la decisione dell'allenatore. Io quando si arrabbiano non accetto, perché ci deve essere rispetto, perché lui non può essere sostituito e gli altri non devono mai giocare. Questa è la domanda che si pone uno. Grazie Inzaghi, intanto. No, ma io sono d'accordo con lei, mister, però avevo visto che aveva salutato il suo compagno quando entrava, e quindi era a posto così per me. L'importante è che abbiano rispetto tra di loro e con lo staff, e ce l'hanno sempre avuto dall'8 luglio fino a È stasera. importante nella squadra Grazie. queste cose. Grazie Grazie, Simone. grazie Inzaghi, in bocca al lupo chiaramente per Grazie a voi. il finale di campionato. Volevo tornare sul Radu perché